Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo dei dati, insomma, che stanno continuando ad arrivare per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, anche della prossima zona gialla che il Presidente della Regione Marsilio auspica poter dichiarare prima di Natale, magari con l'appoggio del governo, con cui ci sono state delle problematiche nelle settimane passate legate all'ordinanza della zona arancione. Ma noi adesso andiamo in diretta a Pescara, all'esterno dell'ospedale, con il nostro Paolo Renzetti, che saluto e ringrazio, così come ringrazio il dottor Paolo Fazzi, che è a capo del laboratorio del reparto di microbiologia dell'ospedale di Pescara. Insomma, facciamo un po' il punto, Paolo, per quanto riguarda le feste che stanno arrivando, anche alla luce delle dichiarazioni del ministro Speranza, che insomma, vuole tenere un po' le redini per cercare di non creare assembramenti nelle festività. Linea a te, Paolo. Sì, grazie, grazie Alfredo, un saluto a te, ai nostri telespettatori, un ringraziamento anche da parte mia, dottor Paolo Fazzi. Allora, dottor Fazzi, che momento è questo storicamente di questa pandemia? Lo scorso anno di questi tempi in Cina c'erano i primi casi, almeno ufficiali, del Covid-19. È passato quasi un anno, siamo in piena pandemia, che momento storico è questo? Allora, questo è un momento storico per noi della pandemia, e comunque la situazione, diciamo, europea e italiana è un momento un po' particolare. Ci troviamo in una fase sicuramente di stasi per quanto riguarda il numero, appunto, di nuovi casi e di malati, perché ovviamente stiamo risentendo in maniera benefica di ciò che è stato fatto nelle passate settimane. Il problema però si pone per il dopo Natale. C'è in un periodo, parlo quello di gennaio-febbraio, che è, diciamo, il momento climatico migliore per le patologie da virus da raffreddamento. Noi sappiamo che i coronavirus umani, che danno il raffreddore comune, incidono in maniera particolare in questa fase dell'anno. Quindi sarà la stessa cosa anche per SARS-CoV-2. E quindi ovviamente ci dobbiamo preparare per questo periodo, che potrebbe essere molto critico per la sanità italiana e non solo, anche per la società italiana in toto. Come fare? Bisogna saper comportarsi, bisogna comportarsi bene, non far circolare il virus. Quindi mascherine, altri DPI, lavaggio delle mani, distanziamento sociale. È naturale che a Natale vorremmo tutti quanti stare assieme ai nostri familiari, chi con le sorelle, con i figli, con i genitori, eccetera. Quest'anno non si può fare, non si potrà fare, perché quello è un momento dove ovviamente si toglie la mascherina, si ride, si scherza e ovviamente si beve anche un po' di più, quindi si è pure più allegri. Sapete che anche il fatto di parlare a voce alta comporta, proprio scientificamente, un aumento delle goccioline di flug, quindi in pratica della possibilità di contagiare gli altri. Quest'anno non si potrà fare, è un sacrificio che tutti quanti noi dovremmo fare. E poi, inoltre, le immagini delle piazze italiane, anche delle piazze abruzzesi, piene di persone, sono situazioni che potrebbero determinare un momento molto critico, che è quello, appunto, che purtroppo capita immediatamente dopo le festività natalizie. Dottor Fazzi, mi sembra di capire dalle sue parole che lei è d'accordo, da medico, su quello che potrebbe decidere il governo da qui a qualche giorno: una chiusura per il periodo natalizio quasi totale, una sorta di lockdown molto simile a quello del marzo scorso. Allora, questa è una domanda che mi fanno in tanti e io devo rispondere prima da medico e poi da cittadino. Certamente che se rispondo da medico, cioè il medico, la mia professione è quella di cercare di salvaguardare la salute altrui e anche la mia personale, e quindi è ovvio che ogni provvedimento, per quanto drastico, che possa limitare una malattia infettiva è sicuramente benvoluta da qualsiasi medico, da qualsiasi operatore sanitario.
Da cittadino ovviamente io penso invece che bisogna mediare, perché le attività produttive, le cosiddette attività produttive, devono comunque avere la possibilità appunto di essere presenti in un momento comunque per loro importante, perché sappiamo che, io adesso non sono un economista, ma so che diciamo le festività natalizie valgono percentualmente parecchio in termini di guadagni e di ricavi. Per cui secondo me, se si media, da una parte diciamo il governo o comunque le autorità sanitarie che ovviamente cercano sempre di suggerire un provvedimento diciamo di drastico come appunto un lockdown fatto in maniera importante, dall'altra però dobbiamo anche capire che c'è chi deve vivere o sopravvivere, e quindi dobbiamo trovare la quadra. La quadra può essere appunto che cosa? Un comportamento congruo. Se noi portiamo la mascherina, ci laviamo le mani, magari andiamo a fare le compere su appuntamento, ecco, questo può essere un atteggiamento che può mediare fra le parti e quindi portare diciamo serenità a tutti gli ambiti sociali. Ecco. Dottor, a proposito di mediazione, noi ovviamente diamo la linea allo studio per andare a vedere un servizio. Linea a te, Alfredo. Sì, dicevo, a proposito di mediazioni da trovare, andiamo a vedere la mediazione che la Regione sta cercando con il governo appunto per poter sbloccare negli ultimi giorni dello shopping prenatalizio la zona gialla. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino, poi torniamo a Pescara. Prosegue la diatriba politica riguardo il colore della zona abruzzese. Motivo del contendere il tanto agognato ritorno in zona gialla, e in ballo ci sono le feste di Natale. Il DPCM impone che la zona arancione deve avere una durata minima di 14 giorni, che stando all'entrata ufficiale di domenica 13 nel livello intermedio scadrebbero domenica 27 dicembre. Marsilio però non ci sta e fa pressing sul governo. Il presidente della giunta regionale punta ad allentare le misure restrittive una settimana prima, ovvero il 20 dicembre, oppure lunedì 21, che sarebbe la data di scadenza dei 14 giorni, contati però a partire dall'ordinanza regionale che in un primo momento ci aveva riportato in zona arancione. E probabilmente ne sapremo di più venerdì, con la solita cabina di regia ministeriale. La trattativa istituzionale comunque è ancora in corso. A dire il vero non è stata sospesa neanche durante il conflitto burocratico della settimana scorsa, su cui si era espresso anche il TAR dell'Aquila. Secondo alcune fonti, nei prossimi giorni potrebbe essere raggiunto l'accordo che ci riporterebbe in zona gialla dal 23. Insomma, giusto in tempo per consentire gli spostamenti tra regioni, così da raggiungere i propri cari per Natale. A Natale però, così come a Capodanno, l'esecutivo nazionale vorrebbe imporre la zona rossa su tutta la penisola, vietando anche gli spostamenti tra comuni, ad eccezione di quelli con meno di 5.000 abitanti e nel raggio di 30 km. E a Roma, inoltre, a causa degli assembramenti di questi ultimi giorni, sollecitati in primis proprio dal governo in virtù del consumismo natalizio tramite misure quali ad esempio il cashback, si sta valutando anche di anticipare la zona rossa generalizzata, che potrebbe scattare già dal 20 e perdurare fino al 6 di gennaio. E allora abbiamo fatto un po' il punto della situazione, quello che ci siamo detti anche in precedenza nel collegamento. Paolo, torno da te per proseguire l'intervista al dottor Fazzi, una mediazione che, come diceva anche il dottor Fazzi, non è semplice da trovare. Io credo che al di là di tutto serva del buon senso e anche molto in questo periodo di festività, chiaramente dove si vuole festeggiare, ma quest'anno è un po' più complicato. Sì, effettivamente quello che ho detto lo ribadisco, cercare di avere un atteggiamento congruo. Mi rivolgo soprattutto ai giovani, ai ragazzi, ai giovani adulti, adolescenti. E ovviamente quando si è giovani non si pensa alla morte, non si pensa alle malattie, fortunatamente loro e fortunatamente non ammalano di Covid, però purtroppo sappiamo che loro possono essere asintomatici e possono quindi trasmettere la malattia ai genitori o piuttosto che ai nonni, oppure a gente magari che è della loro stessa età, che magari abita con loro e che magari è immunodepressa per una delle tante patologie che danno questo tipo di problema. Per cui ecco, mi rivolgo anche agli stessi genitori,
di ritornare ad essere buoni educatori e cercare di convincere i figli a un atteggiamento congruo. Dottor Fazzi, si stanno portando avanti gli screening, abbiamo visto nell'Aquilano, adesso nel Teramano. Volevo da lei una valutazione rispetto ai dati che sono emersi. Allora, questi screening si fanno con la ricerca antigenica da rinofaringe e quindi questo è un ottimo sistema appunto se si utilizza come screening, quindi sono favorevole agli screening di massa con sistemi di questo tipo, soprattutto in gruppi di soggetti apparentemente, diciamo così, asintomatici, perché se invece una persona presenta già qualche sintomo da raffreddamento, questo tipo di indagine non è quello più consigliato. Per quanto riguarda invece il vaccino, si fa un gran parlare, insomma, in questi giorni voci vorrebbero una delibera da parte dell'ente europeo del farmaco, dell'Agenzia Europea per il Farmaco, prima di Capodanno. Insomma, che possiamo aspettarci da questo vaccino che chiaramente impiegherà, credo, tutto il 2021 se saremo fortunati per poter così cominciare ad avere i propri effetti? Sì, l'EFA dovrebbe esprimere un giudizio di idoneità diciamo a questo tipo di vaccino. Parliamo del vaccino Pfizer, se ricordo bene, il 29 dicembre. Allora, noi abbiamo la fortuna che gli inglesi e gli statunitensi hanno cominciato la vaccinazione. Quindi, quando il vaccino arriverà nella disponibilità degli italiani, noi avremo dei dati relativi a milioni di vaccinati, soprattutto dei dati relativi alla sicurezza di questo vaccino. Perché sapete, al vaccino si richiede due cose fondamentali. La prima cosa, che sia sicuro. La seconda, che sia immunogeno. Ora, è naturale che la sicurezza è la cosa più importante, perché se mi vado a vaccinare e ho una reazione anafilattica che può essere purtroppo anche letale, poi alla fine, insomma, è evidente che non possa essere conveniente utilizzare quel tipo di vaccino, o comunque se dà delle reazioni avverse comunque importanti. Abbiamo visto che fra i primi vaccinati in Inghilterra ci sono stati due medici, due colleghi che hanno avuto una reazione anafilattoide cosiddetta, quindi abbastanza importante, che però non ha comportato la loro morte fortunatamente, però diciamo che hanno inciso in maniera percentuale importante, perché si è parlato di qualche centinaio di vaccinati. Ora staremo a vedere, gli inglesi si stanno vaccinando, parliamo di milioni di dosi, così pure gli statunitensi, noi abbiamo europei, escluse la Gran Bretagna, abbiamo la possibilità di usufruire dei loro dati e questo sicuramente sarà un grosso vantaggio per noi. Dottore, ci avviamo al termine di questo collegamento, io la ringrazio già per la sua disponibilità, però volevo farle un'ultima domanda, perché in queste ore si parla tanto di quello che succederà, che potrebbe succedere tra qualche settimana dopo le festività natalizie, e di questa terza ondata ormai certa, ma da valutare nell'entità. Dopo le vacanze, dopo le feste natalizie, è prevista anche la riapertura delle scuole nel nostro paese. Secondo lei è questa una decisione condivisibile, o aprire le scuole in concomitanza con una terza ondata potrebbe creare ancora più problemi? Allora, questa volta rispondo da medico. Secondo me le scuole non devono essere aperte. Durante la Seconda Guerra Mondiale, se ricordo bene, tra il 42 e il 45 le scuole furono chiuse per 3 anni. Io penso che è un piccolo sacrificio da chiedere anche ai genitori, alle mamme, per un paio di mesi, tanto c'è la possibilità di fare la didattica a distanza, è una grossa opportunità, pare che funzioni. Certo, ci sono le prime elementari, i bambini più piccoli che forse non potrebbero usufruire di questo tipo di tipologia, diciamo, di didattica. Però si tratta di un piccolo sacrificio che lo si fa per la società italiana intera. Scuole chiuse a gennaio. Questo è un mio giudizio da medico, e se vogliamo anche da cittadino. Però io pure, noi come comitato tecnico scientifico, quando recentemente ci siamo espressi in questa maniera,
quando ci è stato chiesto diciamo il nostro parere. Io la penso così, però ecco, non, poi dipenderà tutto dalla politica e dalle circostanze del momento. Grazie, grazie al dottor Paolo Falsi, direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Grazie, grazie dottor Falsi. Grazie a voi. Buon lavoro, grazie a Loris Bernato. Da Pescara è tutto. Linea allo studio, a te Alfredo. Grazie ad entrambi. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale. Andiamo nella Marsica perché resta complicata lì la situazione, è saltata a Celano la convenzione con la clinica Immacolata per quanto riguarda la ASL 1, erano previsti 67 posti per pazienti Covid non gravi. Il servizio è di Luca Pulsoni. La convenzione tra la ASL 1 e la clinica L'Immacolata di Celano per 67 posti letto Covid è ufficialmente risolta a causa dell'inadempimento della struttura. Il provvedimento è arrivato dopo che l'azienda sanitaria ha riscontrato la disponibilità di appena 3 medici. Appare evidente ed oggettiva, si legge in una nota dell'azienda rivolta al sindaco Santilli, l'assenza di garanzia degli standard organizzativi e di personale necessari ad assicurare la legittimità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie, ospedaliere ed ambulatoriali. Non si escludono provvedimenti nei confronti della clinica per l'inadempimento. Solo questa mattina il sindaco Settimio Santilli parlava così sull'esigenza di posti letto Covid nella struttura dell'Immacolata. Questioni sulle quali non possono entrare nel merito i politici. Siamo di fronte a due ambiti diversi. Ad aprile avevamo un quadro in cui in Marsica e a Celano i contagiati dal Covid erano pochissimi. Adesso invece siamo in un contesto ben diverso dove ci ritroviamo contagiati in un numero molto molto più elevato e soprattutto le file davanti all'ospedale di Avezzano delle ambulanze sono evidenti a tutte. Le difficoltà di gestione della tendostruttura nell'ospedale di Avezzano sono altrettanto evidenti, quindi in un contesto emergenziale del genere ognuno deve cercare di fare il massimo, fermo restando la sicurezza dei lavoratori stessi all'interno della clinica che devono operare secondo i migliori dettami relativi alla sicurezza di loro stessi. È evidente la struttura, il contesto in cui si trova anche dal punto di vista economico non è un contesto, come è stato detto più volte durante il Consiglio Comunale scorso, un contesto buono perché abbiamo un contesto deficitario della clinica rispetto ai crediti debiti che vanta con molti fornitori. Di fronte alle mura, rispetto a una tendostruttura, penso che non ci sia paragone, quindi sul chi dice a prescindere a priori di no, vorrei semplicemente ricordare che un giorno potremmo avere qualsiasi persona di noi, un familiare all'interno di quella tendostruttura o fuori in attesa nell'ambulanza e quindi forse ci renderemmo conto in maniera più netta e lucida di quanto il contesto sia ben diverso rispetto alle mura. Andiamo avanti, secondo il report annuale del Sole 24 Ore la provincia dell'Aquila è quella in cui si vive meglio nella nostra regione, male è quella di Teramo che rispetto allo scorso anno ha perso 20 posizioni rispetto alla classifica nazionale. Nella provincia dell'Aquila si vive meglio che nel resto d'Abruzzo, a dirlo è la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle 107 province italiane, qualità che il quotidiano economico finanziario misura basandosi su 90 parametri, suddivisi in 6 aree tematiche. E quest'anno a pesare sulla valutazione il Covid, che ha provocato decessi, limitazioni delle libertà e della socialità, nonché perdita di posti di lavoro. La provincia del capoluogo abruzzese si piazza a 41 e quinta considerando solo l'area di giustizia e sicurezza, mentre i dati peggiori riguardano ricchezza e consumi, per cui sarebbe 77esima. A seguire tra le abruzzesi c'è la provincia di Pescara, che si riconferma al 43esimo posto. Anche qui i dati peggiori sono quelli di ricchezza e consumi, per cui sarebbe 71esima, mentre si piazza quarta in Italia per demografia e società, l'area che racchiude numeri sull'utilizzo di psicofarmaci, il tasso di natalità e mortalità e la presenza di operatori sanitari.
a metà classifica Chieti, 56esima, che si classifica sesta per demografia e società, ma 77esima per ambiente e servizi. La performance peggiore è quella della provincia di Teramo, che perdendo 20 posizioni dallo scorso anno precipita al 76esimo posto, soprattutto per quanto riguarda giustizia e sicurezza, per cui è l'83esima in Italia. Mentre i dati più confortanti sono quelli di cultura e tempo libero, secondo questi soli indicatori infatti sarebbe 39esima. Ciò che ancora una volta emerge dalla classifica nazionale è che tendenzialmente al nord si vive meglio che al sud. La provincia italiana con la qualità della vita più alta è quella di Bologna, seguita da Bolzano e Trento. La provincia che invece si aggiudica il piazzamento peggiore è quella di Crotone in Calabria, preceduta da Caltanissetta e Siracusa. La prossima settimana verrà firmata la nuova ordinanza che riguarda la ricostruzione privata post-sisma. Ad annunciarlo è stato il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini, che ha incontrato l'ANCI Abruzzo e le Camere di Commercio. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Il commissario per la ricostruzione post-sisma Giovanni Legnini ha incontrato presso la sede di Confindustria Chieti Pescara una delegazione formata da ANCI Abruzzo e Camere di Commercio, uscita soddisfatta dopo le richieste avanzate in materia di sburocratizzazione e regole chiare per un settore ormai in crisi dal 2008 e dalle prese con cantieri che riguardano la ricostruzione privata. Il lavoro incessante che ha fatto negli ultimi 8 mesi il commissario Legnini ha portato a una sburocratizzazione, a una incentivazione ad aprire i cantieri in una maniera importante. Sono sicuro che il suo lavoro dovrà portare i suoi frutti e sono sicuro che adesso il tutto si ribalterà su di noi imprese. Oggi abbiamo problematiche per quanto riguarda avere sia operai e assistenti di indubbia qualità e quindi dobbiamo far fronte a queste lacune per poter affrontare la ricostruzione e i lavori che derivano dal bonus 110% per poter rilanciare l'economia del Paese. Apporto fondamentale per la ripresa del settore potrebbe arrivare dall'approvazione della legge per prorogare il super bonus 110 almeno fino al 2023. Noi abbiamo stimato che soltanto con il super bonus possiamo mettere a lavorare tra le 100 e le 200.000 dipendenti. Legnini ha annunciato come prima della fine dell'anno firmerà una nuova ordinanza sulla ricostruzione privata con l'intento di risolvere alcune problematiche ancora aperte, dalla ripartizione del contributo nei condomini agli interventi sugli edifici di interesse culturale, alla migliore definizione degli aggregati, alla messa in sicurezza degli edifici non più agibili per la funzione per cui erano stati costruiti, alle tolleranze costruttive. Sarà l'ultima sulla ricostruzione privata con la quale noi colmiamo dei vuoti di disciplina, risolviamo i problemi che ci sono stati segnalati dai progettisti, dai sindaci, dai cittadini e chiudiamo la stagione del cambio delle regole. Dopo ci metteremo al lavoro sul testo unico, che sarà il frutto di una partecipazione ampia, diffusa, testo unico che non rimetterà in discussione le scelte che abbiamo fatto in questi mesi, che sono molto innovative, ma gli darà una forma, una sistemazione, una chiarezza e una stabilità che i cittadini, i professionisti, le imprese e i sindaci ci richiedono. E adesso la pagina dello sport, partiamo dalla B. Dopo il lieve affaticamento muscolare riportato con il Vicenza, il centravanti del Pescara Damir Seter è stato regolarmente convocato per la trasferta di Pisa, ma il suo impiego questa sera, con fischio di inizio alle ore 21, dal primo minuto è in dubbio. Convocato Nzita, restano a casa Balzano, Busellato, Di Grazia e i Lungo De Genti. Sarà abruzzese il direttore di gara, si tratta di Daniele Paterna della sezione di Teramo. Sentiamo Andrea Costantini. Dubbio Seter per il Pescara. Le incognite principali per l'infrasettimanale ore 21 all'Arena Garibaldi contro il Pisa del pescarese Luca D'Angelo sono legate proprio al centravanti colombiano, che è regolarmente convocato. Con la squadra sotto di un gol contro il Vicenza, Breda lo aveva comunque avvicendato per un principio di affaticamento muscolare. C'è il problema della gestione dei muscoli fragili di colui che è l'unico centravanti in rosa. E allora, se farlo partire dal primo minuto o giocare questa carta per l'ultima mezz'ora sarà una scelta delicata
giornata del tecnico biancazzurro, che porta in terra toscana Anzità, ma deve lasciare a casa Di Grazia al pari di Busellato e Balzano e dei lungodegenti Drudi, Del Favero e Masciangelo. Seter o Capone dunque al fianco di Galano. Davanti a Fiorillo si rivedrà Scognamiglio, alla sinistra di Bocchetti. Per il terzo di destra Gut potrebbe essere favorito su Antei, che difficilmente potrà giocare dall'inizio dopo i 90 minuti e gli errori con il Vicenza. A destra si rivedrà Bellanova, a sinistra ballottaggio Jarosinski in Zita. In mediana occhio a Omeonga, che potrebbe insidiare Valdifiori con Memusciai e Maestro mezzeali. Sul fronte Pisa, squalificato Marin, toccherà a Siega completare il centrocampo con Gücher e Mazzitelli nel 4-3-1-2 di D'Angelo. Davanti potrebbe toccare di nuovo a Marconi al posto di Palombi, match winner con il Pordenone. Le vittorie nel recupero con l'Ascoli e contro i Ramarri hanno sensibilmente migliorato la classifica del Pisa, salito a 13 punti. Si affronteranno le peggiori difese del campionato, coi toscani che hanno fatto peggio del Pescara, 25 reti subite a 22, anche se il Pisa ha buoni numeri in attacco e anche un ventaglio di alternative che Breda può invidiare. Per il Pescara si tratterà anche di sfidare un campo tabù. All'Arena Garibaldi, in 14 precedenti, mai una vittoria. Lo scorso fine giugno un finale beffa con il gol partita di Soddimo a certificare il decimo stop del Delfino in terra pisana. A fronte di 4 pareggi, l'ultimo datato aprile 94, 1-1 con rete di Gaudenzi. Particolare la designazione di gara, che sarà anch'essa abruzzese, Daniele Paterna della sezione di Teramo, al suo primo anno in Can AB e alla sua prima direzione con il Pescara. Col Pisa 3 direzioni, 2 pareggi e una sconfitta. Proprio coi nerazzurri ha debuttato in Serie B alla prima giornata in Reggiana Pisa 2-2. E a proposito di Pescara, fa ancora discutere il decreto ingiuntivo notificato al Pescara su impulso dell'ex presidente Peppe De Cecco per il centro sportivo Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo, a seguito delle dichiarazioni rese anche alla nostra emittente dal presidente del Delfino Daniele Sebastiani. Stamattina in una nota è giunta la replica di De Cecco, che chiarisce come il preliminare di subentro nel contratto di locazione del Poggio sia scaduto il 31 luglio 2018 per la mancata esecuzione della Delfino Pescara, e dal giorno successivo, 1 agosto 2018, è efficace il contratto di locazione di affitto di azienda tra ProSport SRL e Delfino Pescara, con scadenza fissata al 31 luglio 2023. Il corso per il decreto ingiuntivo, spiega De Cecco, nasce dal fatto che la Delfino Pescara per oltre un anno ha pagato arbitrariamente un canone più basso rispetto a quello pattuito, e poi da maggio 2020 non ha addirittura più pagato alcun canone. Quanto all'importo di 149.000 euro previsti in contratto, quale somma a rimborsarsi ratealmente dalla ProSport, preciso, continua De Cecco, che 49.000 euro già maturati per il lavoro di ripascimento di uno dei campi del Poggio sono stati compensati con le somme ingiunte, mentre 100.000 saranno scalati dal canone, così come si legge testualmente dal contratto al momento di avvenuta esecuzione di altri lavori che non sono nemmeno iniziati. Sono invece maturati i canoni non pagati, che compensando i 49.000 euro ammontano a circa 140.000. Tutti gli altri lavori eventualmente fatti al Poggio degli Ulivi da presidente Sebastiani, dunque dal Pescara, sono del tutto abusivi. Questa è la nota di De Cecco. E noi proseguiamo adesso andando in Serie C per parlare del Teramo. Questo pomeriggio ripresa degli allenamenti in vista dell'anticipo al Bonolis sabato contro la Cavese. Lavoreranno a parte Lasic e Valentini, che saranno pronti per la trasferta di Bisceglie. Domani Diachité e Santoro saranno sottoposti ad esami per valutare l'evoluzione dei rispettivi infortuni. Per il centrocampista la prima sommaria diagnosi parla di lieve distorsione al ginocchio. Intanto domenica scorsa il giovane Daniele Trasciani ha fatto il suo esordio da titolare. Ascoltiamo le sue impressioni. Quando si fa la prima partita di titolare c'è sempre un po' di emozione, è sempre un'atmosfera particolare. E sono soddisfatto della prestazione mia personale, dispiace per la prestazione complessiva della squadra, perché meritavamo di più, speravamo in qualcosa di più. Il primo tempo ci siamo mossi e comportati molto bene all'interno del campo, sia sotto l'aspetto tattico che della cattiveria agonistica, e ci dispiace per il gol preso nel finale, viste le poche occasioni comunque avute dalla Turchia. Io penso che è una posizione del campo che posso ricoprire,
magari come oggi, dove la partita è un po' più difensiva, dove dobbiamo cercare di coprire un po' le due punte, e quindi è più utile avere un terzino di contenimento piuttosto che di spinta. Se la partita dovesse essere di spinta e più offensiva, è ovvio che le caratteristiche mie personali non sono appropriate alla partita, però sicuramente loro che posso ricoprire, e se è chiamato in causa lo farò tranquillamente. Mentre per Simone, guarda, ti devo dire che so che ha preso una forte botta e speriamo che non abbia nulla di grave, perché sappiamo quanto è forte e soprattutto quanto serve alla squadra in questo momento in generale. E l'esclusione di Matteo intanto dispiace molto a tutta la squadra, perché comunque è un ragazzo, anche io personalmente, a cui sono molto legato, che mi sta molto simpatico e che dispiace non averle rosa. Detto questo, sicuramente è un difensore in meno e quindi spero che ci sia un po' più di spazio per me. Vedremo poi il disegno del mister, quello non spetta a me sicuramente. Il primo tempo è stato ottimo, almeno sia a livello di risultato che a livello di prestazioni e di come eravamo sistemati in campo. Siamo stati precisi e determinati nelle situazioni giuste. Il secondo tempo è uscita fuori un po' la Turris, un po' perché comunque, essendo in casa, credo sentisse il dovere di fare qualcosa in più rispetto al primo tempo, dove comunque avevamo sofferto poco e niente. E nonostante questo, anche al secondo tempo grosse occasioni non ne hanno avute. Ci ha detto oltretutto un po' di sfortuna, e purtroppo questo fa parte del calcio e andiamo avanti. Prima di salutarci vi ricordo gli appuntamenti di questa sera, sono due, diretta stadio a partire dalle 20.30, poi alle 21 il consueto appuntamento del martedì con Proteramo, diretta stadio riprenderà invece al termine della trasmissione dedicata ai biancorossi per seguire il secondo tempo della partita fra Pisa e Pescara e chiaramente il dopogara. Grazie per averci seguito, a tutti voi una buona giornata.